La Lorenzo del Carlo, storicamente zincheria toscana, ha iniziato la sua attività all'inizio degli anni 50, producendo articoli casalinghi in lamiera zincata a caldo. Con l'evolversi del mercato, questi articoli sono stati sostituiti dalla zincatura di carpenteria metallica conto terzi. Lo stabilimento attualmente occupa circa 27.000 metri quadrati, di cui 9.300 circa sono coperti. L'azienda si avvale delle più moderne tecnologie e grazie a queste è diventata leader nel settore della zincatura a caldo in Italia. La zincatura a caldo è un trattamento protettivo dei materiali ferrosi e ne garantisce la durabilità per decine di anni senza nessuna manutenzione. Il materiale viene preventivamente trattato e successivamente immerso nello zinco fuso a 440-450 gradi. Lo zinco è contenuto in una vasca che ha la capacità di circa 400 tonnellate ed è mantenuto liquido 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. E a tale proposito è fondamentale la costante fornitura di gas metano che Estra ci garantisce e ci ha garantito nel corso degli anni. Estra ha sempre garantito anche un'interfaccia disponibile e competente e si è dimostrato un fornitore sicuro ed affidabile. Sono Chiara Cecchi, che è account manager di Estra e seguo la Lorenzo del Carlo da diversi anni. Abbiamo conosciuto la Lorenzo del Carlo grazie al consorzio Prato Gas. Inizialmente ci hanno scelti per un prezzo favorevole, successivamente la garanzia di un servizio continuo e la nostra disponibilità hanno consolidato con il tempo il rapporto. Estra garantisce ai grandi clienti un CAM dedicato, quindi competenza, flessibilità e professionalità. E sono proprio queste le caratteristiche che aziende importanti come la Lorenzo del Carlo cercano oggi sul mercato.